Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura ci occupiamo dell'emergenza coronavirus con l'Italia dal 24 dicembre al 6 di gennaio, zona rossa nei giorni festivi e prefestivi. Dunque questa è la decisione del governo per cercare di arginare la diffusione del coronavirus durante le festività natalizie. Gli altri giorni non festivi e prefestivi, cioè il 28, il 29 e il 30 di dicembre, saranno zona arancione. Nel frattempo, venendo alla nostra regione, in Abruzzo si conferma anche in questa settimana il trend di discesa di nuovi positivi ricoverati, anche se aumentano le vittime del Covid, dell'RT. Abruzzese allo 0,81, in Italia è poco sopra allo 0,86. Marsilio è tornato a chiedere che l'Abruzzo diventi zona gialla, venga dichiarato zona gialla, ma al momento non ci sono indicazioni in questo senso da parte del governo. Vediamo il servizio. Sono 227 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo, emersi dall'analisi di 3.855 tamponi. Dunque il risultato positivo è il 5,89% dei campioni, media che resta stabile in questa settimana, poco oltre il 6%. Purtroppo continuano ad esserci nuove morti, sono 9 nelle ultime ore, con il bilancio delle vittime che sale a 1.111. I 9 decessi, tre dei quali relativi ai giorni scorsi ma comunicati solo oggi dalla ASL competente, riguardano persone di età compresa tra i 72 e i 95 anni. Ancora buone notizie sul versante dei ricoveri. Rapido calo, meno 32 rispetto a ieri. Passano da 633 a 601. Di questi, 559, meno 25 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 42, meno 7, con 3 nuovi ricoveri in terapia intensiva. Gli attualmente positivi sono 250 in meno rispetto a ieri e scendono a quota 13.175, mentre 12.574, meno 218, sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 468 in più per un totale di 18.815. Il confronto dei dati su base settimanale conferma dunque il miglioramento della situazione epidemiologica. Negli ultimi 7 giorni, infatti, i nuovi casi sono stati 1.638 contro i 1.859 della settimana scorsa e i 3.079 del periodo dal 27 di novembre al 4 di dicembre. In calo anche i ricoveri, ma aumentano i decessi, che sono stati 94 nell'ultima settimana. Erano stati 62 nella precedente e 87 nel periodo dal 27 di novembre al 4 dicembre. I ricoveri scendono da 773 del 4 dicembre fino ai 601 di oggi. A livello territoriale, nell'ultima settimana, l'incremento più consistente si è registrato nel Teramano con 436 contagi, seguito dal Pescara 417, dal Chietino 401 e dall'Aquilano 368. E proprio in provincia di Teramo si stanno svolgendo gli screening di massa con i tamponi rapidi. Continua ad esserci una scarsa affluenza a Teramo Capoluogo. In città sono stati effettuati 4.000 tamponi, rilevati 5 positivi nella giornata di ieri. Oggi ne sono stati eseguiti poco meno, 3.903, con altri 5 positivi. Sulla costa invece la percentuale di cittadini che si sottopone ai test è più alta. A Giulianova, nella prima giornata di screening, sono stati effettuati 1.072 tamponi con 2 positivi rilevati. Noi adesso andiamo a vedere il servizio di Tania Bonici Castelli, poi l'intervista realizzata da Giuseppe Dintino, che vi abbiamo proposto in maniera integrale nel TG delle 14 in diretta, intervista al sindaco di Giulianova, Ivan Costantini. 4.000 i tamponi effettuati a Teramo Capoluogo nella prima giornata di screening e solo 5 i positivi. Sono comunque pochi i teramani che fino ad oggi hanno aderito ai test di massa. Se l'affluenza continua ad essere la stessa, non si supererà il 15% della popolazione. Sul territorio provinciale è la costa a partecipare con maggiore convinzione allo screening, mentre sono state scarse le adesioni del personale sanitario su base volontaria ad effettuare i tamponi. Teramo chiama così in aiuto i medici di famiglia anche da fuori comune. Bisogna dire che la popolazione dei medici e anche dei medici di famiglia è oramai piuttosto anziana, quindi sono molti colleghi
che hanno anche dei problemi di salute, per cui temono magari di infettarsi o di avere dei problemi a livello fisico, per cui insomma è anche da comprendere. Però tutto sommato, diciamo, c'è la volontà comunque di partecipare, come del resto abbiamo fatto con i test sierologici per le scuole. Quindi sembrerebbe che vada meglio sulla costa questo screening, più persone. Beh, la costa, diciamo, che partecipa di più, nel senso che c'è una maggiore coscienza sotto questo aspetto, essendo anche, diciamo, una parte di territorio molto frequentata e molto comunicante anche con le altre regioni, per cui sono più sensibili forse sotto questo aspetto. Non c'è stato, diciamo, il tempo materiale di fare una formazione, una informazione che sia, diciamo, che abbia potuto pervadere tutto il territorio. E d'altra parte ci doveva essere anche un'informazione nel dire alle persone di partecipare allo screening, perché è un fatto di studio epidemiologico, ma ciò non significa che se uno risulta negativo poi dice: sai, sono negativo, per cui posso allentare, diciamo, quelle che sono le precauzioni. Le precauzioni vanno mantenute, bisogna stare molto attenti ed evitare che ci sia anche la terza ondata epidemiologica. Sulla costa la partecipazione a questa iniziativa sembrerebbe essere più alta che nel resto della provincia. In questa postazione questa mattina circa 400 sono stati i test. Assolutamente sì, confermo. Devo dire che al di sopra di ogni aspettativa. Noi abbiamo sicuramente già licenziato 1500 tamponi per mezza giornata tecnicamente di lavoro, quindi comprendete bene che ci avviamo a dei numeri importanti, che sono quelli che ci aspettiamo. Io ho lanciato un appello nei giorni precedenti, il sogno è raggiungere 10.000/12.000 tamponi nell'arco dei 3 giorni, oggi è appena venerdì. Se continuiamo con questo trend, ma sono convinto che ci riusciremo, faremo dei numeri importanti. E ricordiamo che questo è un test a cui non ci si può sottoporre se si ha dei sintomi del Covid o se si è in attesa dell'esito di altro tampone, quindi è importantissimo per tracciare soprattutto gli asintomatici, che sono quelli che più facilmente vanno in giro a diffondere il virus inconsapevolmente. Voglio fare un appello per dire a tutti i nostri concittadini che abbiamo speso fior di quattrini nei mesi precedenti per andare a fare i test, abbiamo la possibilità appunto di farli gratuitamente fino a domenica grazie a uno sforzo immane del Comune di Giulianova, della Regione Abruzzo e dell'azienda sanitaria locale, quindi affrettatevi, cerchiamo di farlo tutti, ci sono circa 13.000 tamponi disponibili, sarebbe un sogno dover chiamare la ASL per farsi mandare altri tamponi, cerchiamo di contraddistinguere il nostro comune rispetto agli altri, dove già ci siamo contraddistinti per medici, sanitari e volontari, cerchiamo di farlo anche con il numero dei tamponi processati. Ultima domanda, sindaco, la questione scuola. Giulianova, com'è la situazione? Ma noi abbiamo avuto sempre una situazione sotto controllo all'interno delle scuole, grazie a un lavoro capillare delle dirigenti scolastiche, abbiamo isolato pochissime classi e siamo stati veramente bravi e celeri nel farlo. Noi siamo anche quel comune che, anche quando il tampone non era della ASL ma era un tampone privato, mettevamo la classe in DAD. Poi quel nostro modo di fare è diventato un vero e proprio protocollo. Ripeto, noi abbiamo 10 linee in questo momento che stanno processando e facendo tamponi e non abbiamo voluto assolutamente mettere all'interno delle scuole questi procedimenti che vedete alle nostre spalle, quindi verranno effettuati o in drive test, quindi in strada, oppure è stato utilizzato il palacastrum, che è completamente al di fuori della scuola, o la struttura della sala polivalente di Via dei Pioppi. Questo per farvi capire che le scuole per noi rimangono, come possiamo dire, sigillate e entrano solamente persone che possono entrare all'interno. Voltiamo pagina, sit-in di Rifondazione Comunista per contestare l'autonomia differenziata, il regionalismo che potrebbe avvantaggiare le regioni del nord. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. No all'autonomia differenziata, sit-in di Rifondazione Comunista questa mattina a Pescara. Quali sono, acerbo, i motivi della vostra contrarietà?
Beh, noi siamo contrari perché basta e avanza il caos che si è visto durante la pandemia tra Stato e Regioni. Nel 2001 è stata approvata una sciagurata modifica della Costituzione che ha ampliato i poteri delle Regioni frantumando l'unità nazionale. E questo, l'autonomia differenziata, vogliono adesso introdurla nel collegato alla legge di stabilità, senza dibattito parlamentare, sarebbe approvata con il voto di fiducia. Oggi manifestiamo in tutta Italia per dire fermatevi, perché già sulla sanità è stato combinato un disastro. Se affidiamo anche tutte le altre materie, a partire dalla scuola, al lavoro, all'ambiente, alla competenza delle regioni, non avremo più l'unità nazionale, cioè l'uguaglianza dei diritti tra i cittadini e le cittadine della Repubblica Italiana. E in più col federalismo fiscale si va a favorire notevolmente le regioni del nord. Si tratta di una misura assolutamente assurda, perché ricordiamo che noi potremmo avere poi la scuola del Veneto dove si studi la storia dei Veneti e avremmo la fine del contratto nazionale di lavoro, tutto a discapito delle regioni del centro-sud, ma dico io anche dei lavoratori e delle lavoratrici del nord Italia. Noi abbiamo bisogno di una Repubblica una e indivisibile, come è scritto nella Costituzione. E proseguiamo il nostro giornale, adesso ci occupiamo di lavoro. La Betafence non delocalizza più e non procederà nemmeno ai 100 esuberi. L'azienda ricorre a un piano sociale. La soddisfazione dell'assessore regionale quaresimale, ma i dipendenti vogliono tornare al più presto a lavoro il servizio. La Betafence rimarrà a Tortoreto. L'azienda, che conta circa 150 dipendenti, ha annunciato di non voler più delocalizzare. In cambio però avrebbe voluto licenziare un terzo dei lavoratori. Per questo è nuovamente montata la mobilitazione degli addetti fino al dietro front della multinazionale, che ora propone un piano sociale. La Betafence ha confermato appunto che rimane a Tortoreto, però c'è stato un passo indietro qualche giorno fa rispetto a quello che avevamo concordato nella riunione di metà novembre in regione, ovvero che volevano licenziare 100 persone. Io giustamente mi sono un po' risentito con loro, ho mandato una lettera sia in inglese che in italiano alla proprietà e devo dire che hanno riscontrato immediatamente questa mia nota in cui dicono che hanno bloccato la procedura di licenziamento di 100 persone. Quindi si avvia un nuovo tavolo in cui tratteremo questa cassa integrazione, in cui vediamo un po' le modalità, però ritengo che è una notizia positiva perché dal 1° gennaio 100 persone non vanno a casa. Poi abbiamo 2 anni di cassa integrazione in cui possiamo anche formare molti lavoratori per poterli includere nell'altra linea che loro vogliono adottare, quella del poltri. Gli ammortizzatori sociali vanno bene perché di fatto ritirano i licenziamenti. È chiaro che ci vuole un piano industriale credibile ed è chiaro che devono essere loro a venire a scrivere nero su bianco che cosa vogliono fare. Difatti lo stato di agitazione rimane, ma comunque un passo in avanti perché rispetto a 100 licenziamenti hanno fatto un'apertura diversa. Ora ce la dobbiamo giocare al tavolo regionale assieme alle istituzioni e cercare di tabonare il più possibile la situazione. Non tutti però sono soddisfatti della trattativa in corso. I lavoratori infatti al piano sociale preferirebbero un piano industriale. L'obiettivo è tornare al lavoro. Manca il piano industriale, mancano i margini, i ricavi, quali sono le linee produttive e quelle non produttive. Per noi l'azienda è un'azienda che funziona, lo sanno bene i lavoratori che attualmente sono in sciopero e che chiaramente se fino ad oggi hanno come dire, messo in campo un atteggiamento responsabile, civile, è chiaro che adesso gli animi sono diventati piuttosto tesi perché il lavoro c'è e pensare adesso di cassa integrazione, piano sociale non ci fa comunque presagire una buona trattativa. Chiaro, ci siederemo a tavolo ovviamente con l'azienda per sapere quali sono le prospettive per 155 lavoratori, per 155 famiglie. Tuttavia questa è un'azienda che funziona. Piuttosto che piano sociale vorremmo il piano industriale, piuttosto che ammortizzatori sociali vorremmo lavoro. Più che cassa integrazione vorremmo lavorare perché il lavoro fino adesso l'abbiamo
avuto, anche a singhiozzo non l'abbiamo avuto e continuiamo ad averlo, e si pensa anche che in futuro qualcosa arrivi ancora, quindi staremo a vedere durante il tavolo che cosa succede. Sono diverse le grosse aziende che vogliono delocalizzare. C'è questa tendenza a voler lasciare l'Abruzzo. Noi come istituzione, io in primis come assessore alle politiche del lavoro, devo assolutamente scongiurare queste iniziative, adottando e mettendo in campo ogni misura di politica attiva affinché le aziende più importanti, ma anche le più piccole, stanno e rimangano in Abruzzo, ma cercando di farne venire altre per portare ulteriore occupazione lavorativa. La Guardia di Finanza di Pescara ha individuato una frode in materia di IVA che ha riguardato una ditta con sede a Montesilvano attiva nel commercio di autovetture. Nell'attività di indagine è emerso che le fatture, dalle fatture di acquisto che la ditta risultava aver comprato in Germania 42 autoveicoli, la maggior parte dei quali di lusso, per un importo di oltre 2 milioni di euro, il tutto senza aver presentato la dichiarazione dei redditi dal 2016, anno della Costituzione. Dall'attività di verifica delle fiamme gialle, inoltre, è emerso che la ditta di Montesilvano avrebbe poi ceduto le autovetture acquistate in Germania a soggetti irreperibili o le cui ditte sono cessate poco tempo dopo l'acquisto. Al termine delle indagini, il titolare dell'impresa è stato denunciato per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti per oltre 2 milioni di euro, con un'imposta evasa, cioè IVA, per circa 500 mila euro. Andiamo avanti, ci spostiamo a Chieti. È tornato su Corso Marucino il mercato del venerdì, soddisfatta l'amministrazione comunale e soddisfatti anche i cittadini ed ambulanti. A Chieti è tornato nella sua collocazione naturale, storica, Corso Marucino. Sindaco, il mercato prima delle festività natalizie, un grande risultato ottenuto dalla sua amministrazione? Beh, è un grande risultato che si evince e scaturisce da due fattori. Uno, una diminuzione della virulenza del virus e quindi una maggiore fiducia, e soprattutto l'aderenza e la collaborazione dei mercatari a tutte le misure di sicurezza, e quindi questa sinergia di lavoro tra l'amministrazione e loro dà questi frutti. L'assessore Manuel Pantalone, stiamo da questa mattina passeggiando per il corso e vediamo una situazione di tutta tranquillità, e di conseguenza io faccio un plauso ai mercatari e ovviamente all'assessore, che sta svolgendo in maniera ottimale il suo compito. Abbiamo dato questo impulso nelle riunioni con la categoria affinché insomma venissero attuate le disposizioni del DPCM e i protocolli regionali. Come diceva bene il nostro sindaco, abbiamo voluto fortemente riportare nella settimana che precede il Natale il mercato del venerdì su Corso Marrucino, ma l'abbiamo voluto fare in assoluta sicurezza. Ma questo rientra anche in un programma di valorizzazione dei mercati cittadini, perché abbiamo in mente di arrivare ad una brandizzazione del mercato, nonché ad una uniformità dei banchi, per far sì che il commercio su suolo pubblico diventi complementare al commercio al dettaglio e che questo venga valorizzato come mai era stato fatto in precedenza. Questa mattina avete anche potuto toccare con mano la soddisfazione degli ambulanti e anche della cittadinanza? Assolutamente, un connubio perfetto, perché i cittadini stanno facendo le loro compere nel mercato del venerdì in assoluta sicurezza, e chiaramente per i mercatari l'opportunità di potersi rivolgere alla cittadinanza nel corso cittadino in una giornata, in un momento così importante, pur nella difficoltà appunto del momento che tutti stiamo vivendo. Ci spostiamo a Pescara, dove l'amministrazione comunale ha presentato il nuovo sistema di accesso automatizzato alle aree di risulta, che sarà attivo da lunedì, un progetto fortemente voluto dalla Giunta Masci per i 1400 posti auto disponibili. Da lunedì prossimo ci sarà l'accesso automatizzato presso i parcheggi dell'area di risulta di Pescara, un grande risultato fortemente voluto dall'amministrazione comunale, assessore. Sì, è un risultato raggiunto a tempo record. In 3 mesi siamo riusciti a realizzare
il primo parcheggio automatizzato nella città di Pescara, per questo ringrazio Pescara Multiservice che se ne è curata a partire dall'amministratore unico che è qui a fianco a me, tutti gli operatori, e da lunedì ci sarà questa novità per i pescaresi che però renderà la vita più facile ai pescaresi, così come accade nei parcheggi degli aeroporti, delle più grandi città, questi 1400 stalli auto che noi abbiamo a disposizione nell'area di risulta vedranno appunto questa novità, la possibilità quindi di accedere per gli abbonati attraverso una tessera che è stata già consegnata ed è in via di consegna, e invece per coloro che non sono abbonati, quindi questo parcheggio al centro del servizio commerciale naturale, poter utilizzare comunque sistemi di automazione, quelli più evoluti o attraverso un pagamento tradizionale, oppure anche attraverso i sistemi di pagamento contactless, carta di credito, bancomat, tutto quello che è previsto da Skidata che ha implementato questo servizio. E le tariffe saranno identiche, rimarranno le stesse tariffe di prima, e questo è un bel segno nonostante un investimento importante che sia stato fatto qui. E rimarranno anche i parcheggi gratuiti nelle ore notturne, quindi dalle 21 fino alle 8 del giorno dopo, e rimarranno anche i parcheggi gratuiti nella giornata di domenica. Torniamo a Chieti, ma andiamo allo scalo dove sono state installate in via Menichini, alla confluenza di via Colonnetta, nuove isole ecologiche che così agevoleranno il conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini. Due nuove isole ecologiche nella città di Chieti, nel quartiere Sant'Anna, nella zona di via Colonnetta, a breve ce ne sarà anche una terza. Assessore Zappalorto, da questo punto di vista state lavorando per garantire servizi efficienti e veloci alla cittadinanza? È uno dei primi obiettivi che ci siamo posti, quello del decoro urbano e quindi la lotta all'abbandono indiscriminato dei rifiuti lungo le strade. In questi giorni di sopralluoghi continui anche il posizionamento di queste due nuove isole e presto di una terza credo sia fondamentale proprio per andare incontro ai cittadini, per offrire un servizio ulteriore molto semplice da usare, perché basta la tessera sanitaria come tutte le altre isole già presenti sul territorio per accedervi e per conferire lì i rifiuti. State anche pensando, come dicevamo, ad una terza isola ecologica? Avete già in mente la zona e il quartiere della città? Stiamo ragionando perché per una serie di motivi logistici, perché chiaramente le isole sono alimentate ad energia solare, quindi va trovata una posizione assolata e per come dire, consentire di coprire un'ulteriore parte della città per appunto andare incontro alle esigenze dei cittadini. Vogliamo spiegare un po' nel concreto cos'è, assessore, un'isola ecologica e qual è l'utilità di avere in città le isole ecologiche? L'utilità è che innanzitutto si può conferire alle isole ecologiche in qualsiasi ora del giorno, quindi appunto basta la tessera sanitaria, e quindi proprio per facilitare anche la raccolta differenziata, un'isola ecologica è suddivisa così come sono suddivisi i nostri bidoni, per intenderci, che abbiamo sotto le nostre case, quindi ci si può andare in qualsiasi ora del giorno a conferire l'immondizia. Ed ora siamo alla pagina dello sport, partiamo dal calcio di Serie B. Domani alle 16 il primo di due match consecutivi casalinghi per il Pescara contro il Monza. Dovrebbe rivedersi Seter dal primo minuto, non convocati Nzita, Busellato e Di Grazia. Tra i Brianzoli saranno assenti il difensore Paletta e gli attaccanti Hitker e Balotelli. Vediamo il servizio di Andrea Costantini. Un doppio turno casalingo con Monza e Brescia, dove trovare punti pesanti per presentarsi nelle condizioni migliori al successivo doppio scontro diretto con Entella e Cosenza, partite che chiuderanno l'anno solare 2020. Calendario senza tregua in Serie B, un problema in più per squadre come il Pescara che hanno iniziato male la stagione e hanno poco tempo per lavorare sui propri limiti. Roberto Breda prova a massimizzare i risultati e a sorridere per alcuni recuperi. Balzano torna a disposizione. Seter, dopo la mezz'ora scarsa disputata all'Arena Garibaldi, è pronto a tornare in
campo dal primo minuto. Sarà la presenza del centravanti colombiano la principale novità al fianco di Galano. In difesa, il tecnico biancazzurro ha un solo dubbio: Gut o Antei, con il giovane brasiliano che sembra favorito dopo la prova senza grosse sbavature di Pisa. Vanno verso la conferma Bocchetti, Scognamiglio, Jarosinski, quinto di sinistra, anche per le condizioni non ottimali di Inzita, e Bellanova a destra, insidiato solo in parte da Balzano, anche egli non al 100%. Qualche novità può esserci in mediana: uno tra Omeonga e Fernandes può strappare la maglia da titolare a Valdifiori. Vogliamo cercare di dare continuità anche di risultato, perché ancora la classifica lo richiede e perché alla fine fa risultato ti permette anche di lavorare in maniera un pochino più tranquilla. Vorrei una via di mezzo tra la partita di Vicenza e l'ultima, nel senso che mantenere l'equilibrio dell'ultima partita di Pisa, però anche una voglia di proporre e di cercare il tiro, perché col Vicenza ha fatto 17 tiri che avevi col Vicenza siamo stati propositivi, ma non siamo riusciti a lavorare sulle preventive bene sulla ricerca poi di tenere il campo in una certa maniera. Sappiamo perché. Il Monza di Cristian Brocchi è stato costruito dall'asse Berlusconi-Gagliani per essere protagonista. Ha avuto diverse difficoltà iniziali, ma è reduce da due vittorie consecutive convincenti che l'hanno riportato in zona playoff nel drappello delle migliori. Due gli ex, il difensore Davide Bettella, che dopo un infortunio di inizio stagione sta trovando continuità, e il fantasista José Machin, i cui spazi si stanno restringendo sempre di più con l'entrata in forma di Boateng, e potrebbero scendere ai minimi termini quando sarà pronto Balotelli, tanto che qualche spiffero di mercato parla già di un possibile terzo ritorno in biancazzurro del guineano. Intanto Breda inquadra così l'ostico avversario. Il Monza è una squadra che si è stata ha avuto anche delle partite dove si è sbilanciata, però ha cambiato qualcosa tatticamente, soprattutto nelle ultime due, e trovando anche dei benefici perché le ha vinte tutte e due. È una squadra che in ogni caso è forte negli elementi, credo che abbia dei punti che dove noi possiamo far male, e certo che cercheremo di farlo nel migliore dei modi. Boateng è un giocatore che con questa categoria non c'entra niente. Logico che da certi punti di vista è una bella sfida, perché quando tu misuri con giocatori forti di caratura internazionale, anche per chi lo affronta diventa ancora più interessante provare a mettersi a confronto. E logicamente in questo abbiamo provato delle alternative, anche perché nel loro cambio tattico c'è stato un suo spostamento, perché è passato da mezza punta ad attaccante di destra. E in tutte e due situazioni dobbiamo essere bravi a capire come andare a limitarlo. Pescara e Monza tornano a incrociarsi a distanza di quasi 20 anni. Nei precedenti all'Adriatico Cornacchia il Pescara si è imposto 7 volte, l'ultima nel novembre del 98, 1-0 rete di Gelsi su rigore. Tra i brianzoli c'erano in campo un giovanissimo Massimo Oddo e Gabriele Aldegani tra i pali. 5 i pareggi e una sola vittoria del Monza nel settembre del 2000, 1-2 con reti di Branca, Lantignotti e Palumbo. Dopo Paterna di Teramo a Pisa, seconda consecutiva direzione di gara abruzzese per i biancazzurri. L'arbitro sarà Federico Dionisi dell'Aquila, con cui c'è il precedente dell'1-1 col Frosinone dello scorso luglio. Nessun precedente invece con il Monza. Serie C adesso, anticipo al sabato per il Teramo che affronta la Cavese al Bonolis alle 17.30 nella penultima giornata di questo 2020. Paci recupera in extremis Santoro, ma non Diakité e Lasic, che non sono convocati, così come Piacentini, Minelli e Valentini. Probabile ballottaggio davanti, dove sono in 3 Pinzauti, Bunino e Gerbi per una maglia da titolare. Dopo 3 pareggi consecutivi, il tecnico biancorosso Paci vuole tornare al successo superando anche gli episodi sfavorevoli dell'ultimo periodo. Sentiamo. Siamo bene, anche oggi siamo molto bene. Non dobbiamo fare questo errore di valutazione, ma non credo che lo faremo. Siamo una squadra di ragazzi intelligenti, sappiamo quanto è importante per noi la partita di domani. È una competizione, quindi è difficile, sarà una partita difficile, perché tutte le partite hanno le loro insidie. Dovremmo essere bravi a migliorare rispetto alla partita della Turris, in cui potevamo gestire meglio quei 20 minuti del secondo tempo. Quindi il miglioramento della squadra che mi aspetto domani è proprio lì,
a prescindere dalla squadra che incontriamo domani e a prescindere dalla classifica, è quello il nostro primo obiettivo di domani. Piacentini, Diachité, Lasic, Valentini e Minnelli non saranno convocati. Non so domani che partita sarà, però in quei momenti lì in cui le partite, no, perché noi in questo momento c'è sempre molto equilibrio nelle nostre gare, in quei momenti lì in cui si decide una partita dovremmo essere bravi a migliorare l'aspetto mentale nel tenere, nel reggere. Quando parlo di reggere non parlo solo di fase difensiva, perché si regge non prendendo gol, ma parlo anche di fase di possesso, perché la palla va gestita meglio, non va buttata via. Parlo di maturità nel capire che tipo di momento è e superarlo. Superato quel momento, poi la partita torna ad essere una partita normale. Quindi è lì che dobbiamo lavorare domani mentalmente e approcciare la partita nella maniera corretta. In quei momenti che subiamo quel dettaglio, parlo di momenti in generale, 10 minuti, 20 minuti, secondo me possiamo migliorare nell'avere più personalità, nel continuare a perseguire quel gioco che facciamo, quindi di possesso palla, di difesa, di tutte quelle cose che facciamo, di riaggressioni, perché in questo momento, in quei momenti in cui ci smarriamo un po', purtroppo subiamo gol. Dico che in un campionato ci stanno questi momenti in cui tu prendi un tiro e prendi gol. Noi dobbiamo essere bravi, e questa è la mia risposta, noi dobbiamo essere bravi affinché non sia l'episodio a condizionare le partite, perché un episodio o a favore o contro ce l'avrai sempre. Noi dobbiamo essere bravi ad accumulare una mole di gioco così alta che non è il palo che la palla va fuori e perdi una partita. Quello è il nostro obiettivo, che non è a Torre del Greco prendi l'unico tiro in porta gol, ci sta. Però noi dobbiamo essere più bravi dell'episodio, cioè a creare molte più situazioni, a difendere secondo me meglio, anche se concedere un tiro ci sta, però in quella situazione si poteva difendere meglio, e quindi la crescita della squadra sta proprio lì, dove dobbiamo fare ancora tanto di più se vogliamo star su, se vogliamo competere con le squadre di alto livello, e quindi migliorare la fase di possesso, migliorare le finalizzazioni. Quando la palla arriva al cross bisogna crossare, quando la palla è in aria bisogna tirare, quando si difende si deve difendere, quando c'è un momento difficile della partita bisogna stringere i denti e farlo passare. Ecco, diventare una squadra che non sia l'episodio. In questo momento è l'episodio che sta facendo un po', che ci sta lasciando un po' di punti strada. La nostra bravura sarà far sì che non sia l'episodio, ma che saremo noi padroni del nostro destino. Ecco, questo è. Il TG6 termina qui, io vi ringrazio per averci seguito. On demand ci sono i nostri servizi sul canale YouTube, sul sito tv6.it e sui nostri social. Da parte mia l'augurio a tutti voi di un buon proseguimento con i nostri programmi.